22 maggio 1885 nasce a Frattapolesine, in provincia di Rovigo, Giacomo Matteotti. Nel 1904 inizia a collaborare con il periodico socialista La Lotta e nel 1919 entra per la prima volta in Parlamento come deputato socialista. Come la maggior parte dei suoi compagni di partito, Matteotti vede nel fascismo la reazione della borghesia alle lotte del movimento operaio. Il 30 maggio del 1924 Matteotti denuncia alla Camera dei Deputati le violenze e i brogli elettorali che hanno portato il partito di Mussolini al 66,3% dei consensi. Nei mesi precedenti ha anche scoperto il giro d'affari che lega il fascismo alla compagnia petrolifera Sinclair Oil ed è pronto a rivelarlo. Matteotti si iscrive a parlare alla Camera per la seduta dell'11 giugno, ma il giorno prima è rapito dalla ceca fascista, assassinato e il suo corpo sotterrato alla Quartarella, una boscaglia alle porte di Roma. Quello che resta del suo corpo verrà ritrovato il 16 agosto successivo. Matteotti ha denunciato l'assassinio di un candidato socialista, l'onorevole Piccinini, la mancata garanzia della segretezza del voto, i casi di elettori accompagnati in cabina dai fascisti, le intimidazioni a diversi candidati, l'impossibilità per gli oppositori di presentare le liste e di svolgere la propaganda. Noi deploriamo, così ha concluso Matteotti, che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Alle 16.30 del 10 giugno, 10 giorni dopo il suo discorso alla Camera, l'onorevole Matteotti viene aggredito sul Lungotevere Arnaldo da Brescia mentre si reca a Montecitorio. È colpito alla testa e trascinato in una macchina che parte verso la periferia della città in direzione di Ponte Milvio. Gli aggressori sono Amerigo Domini, Albino Volpi, Augusto Malacria, Amleto Poveromo, Giuseppe Viola, tutti della ceca. Qualcuno vedrà lungo la via Flaminia, ferma a un passaggio a livello, l'auto degli aggressori. Un passante riconoscerà all'interno un uomo riverso, Matteotti già morto.